Ed eccomi tornata. Ciao a tutti, ciao a tutti, bentornati e benvenuti a chi è la prima volta che magari passa dal mio canale per vedere questa nuova creatura. Allora, parliamo della creatura che si chiama Cardigan Hortensia. Perché Ortensia? Perché parto con un punto semplicissimo che è una rete 1 a 1, un punto semplicissimo per poi riprendere il punto Ortensia della maglia, appunto Ortensia, che è già nel canale. Questo per poter fare un abbinamento veramente veramente carino, io trovo. Spero che vi piaccia. Questo è un filato molto sottile. Ho utilizzato un uncinetto numero 2,5. Guardate quanto è bella. Non dovrei dirlo, ovviamente. Ovviamente non dovrei dirlo. Comunque, questo è un filato che non c'è più, purtroppo, è il pure bambù. Ma partiamo insieme proprio con un filato che si può dire stesso spessore e stesso risultato ottico, e quindi partiremo insieme con un altro filato che invece è disponibile al momento. Poi magari quando lo guardate, magari se lo guardate tra qualche anno, magari non lo è più, però al momento sì. Questa è la parte dietro. Vi faccio vedere tra l'altro anche la versione total white, totalmente bianco, che è un amore. Io qui ho voluto aggiungergli, come vedete, una parte in fucsia e una in rosa come bordura, un po' per staccare. Ecco, per staccare, ma è bellissimo anche totalmente bianco. Anzi, ero molto indecisa a dirvi il vero se lasciarlo totalmente bianco o così, ma questo non lo so, ha qualcosa che mi ha incantato e non ho disfatto la bordura in questo modo. Voi cosa ne pensate? Vi faccio vedere anche il secondo cardigan Hortensia che ho fatto molto colorato, quindi qui abbiamo diciamo un qualcosa di elegante, trovo che sia molto elegante. Immaginatelo, non so, in nero, in rosa, anche senza fare queste variazioni del colore, che poi è la stessa lavorazione, ho solo cambiato il colore. Quindi immaginatelo tutto blu, tutto nero, tutto bianco, tutto rosso, tutto giallo, tutto arancione. Comunque sia, sarà sempre un successo. E la versione tutta sfumata è veramente un po' matta, come dico io, no? È più sprintosa, più sicuramente meno elegante, ma a me piace moltissimo anche quella versione che adesso vi mostrerò. Ok? E poi andiamo subito al lavoro. Spero che vi piaccia. Fatemelo sapere con i vostri like. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non siete iscritte e di cliccare sulla spuntate la campanellina, così verrete avvisati ogni volta che pubblicherò un nuovo tutorial. E questa, come vedete, è la versione più sprint, più colorata e sempre lo stesso disegno, eseguita nello stesso modo, però con più colore risulta più, se vogliamo, anche più sportiva. Questo è con un uncinetto da 3,5. Ho utilizzato un filato stupendo. Comunque del filato poi vi lascio tutti i link in descrizione, proprio sotto il tutorial. E questa appunto è con il 3,5, quindi come notate potete utilizzare qualsiasi tipo di filato. Certo è che più il filato è sottile e più darà l'effetto pizzo. Qui come vedete ho inserito dei bottoncini per chiuderla. L'altra non so ancora se la chiuderò con i bottoncini o come al solito con una spilla. Vedremo, vedremo in seguito. Quindi a questo punto, dopo avervi fatto vedere tutte e due le versioni, che ripeto è lo stesso tutorial, ma cambia in base al colore che uno vuole farlo,
al filato, no? Che uno vuole farlo un po' più sottile, un po' più spesso. Ecco, avete visto come cambia. Questa è la parte del retro. Ops. Ok. Vedete? E queste sono le maniche. Che ne dite se andiamo al lavoro? Partiamo! Bene, per questo progetto userò un filato piuttosto sottile che è il Summer Viscosa. Voi ovviamente potete utilizzare filati estivi o invernali, ok, per questo progetto. Quindi io però utilizzerò questo filato e l'uncinetto numero 2 e mezzo. Premetto che per qualsiasi taglia va bene l'inizio che vi sto mostrando. Poi man mano ci sono i diversi step in modo tale da prima arrivare alla misura della manica, poi alla quasi metà corpo. E vi spiegherò man mano i passaggi per arrivare alla vostra taglia, che può essere la taglia per una bambina o per una donna, di qualsiasi taglia parliamo, partiamo tutte nello stesso e identico modo. Facciamo quindi un cerchio magico, quindi giro intorno alle mie tre dita, incrocio, tengo fermo col mignolo. Uncinetto che guarda verso la mano, passa sotto il primo, prende il secondo, fai una leggera torsione in modo tale che venga un'asolina, gira il filo, prendi il filo portante e porti dentro all'asolina e abbiamo bloccato il nostro cerchio magico. Normalmente parto sempre così, per quello ve l'ho fatto piuttosto veloce. Ok, spero sia chiaro. Partiamo quindi con la prima maglia alta che è composta da 3 catenelle e una seconda maglia alta. Dobbiamo fare 6 coppie di 2 maglie alte, ovviamente con 2 catenelle di separazione. Di nuovo entriamo. E quindi facciamo la seconda coppia. Sono 2 maglie alte per coppia e 2 catenelle di separazione. La terza coppia, quindi 1 e 2, 2 catenelle di separazione. La quarta coppia. E 2 catenelle di separazione, la quinta coppia e 2 catenelle di separazione, la sesta coppia. Fermatevi un attimo, stringete leggermente il filo, ma non ancora del tutto. Ok, adesso andiamo a contare quanti buchini abbiamo. Buchini, quindi 1, quelli composti dalle 2 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Per fare il sesto buchino, stringete. Prendete il filo, attenzione alla prima maglia alta che abbiamo fatto composta da catenelle. Contiamo, questa non la contiamo perché era quella di partenza, 1, 2 e nella terza, col filo sull'uncinetto, vado ad agganciarmi, ad entrare con la testa dell'uncinetto, prendo il filo, riprendo il filo e chiudo tutte e tre insieme. E sono esattamente al centro del mio sesto buchino, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Partiamo
partiamo con il secondo giro. Quindi tiriamo su 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e facciamo un'altra maglia alta accanto. Questa sarà l'inizio di ogni mio giro. Partiamo solo con metà del nostro angolo. Filo sull'uncinetto, una catenella, filo sull'uncinetto, vado in mezzo tra questa maglia alta e questa, quindi in centro, e faccio una maglia alta. Una catenella, entro nello spazio grande, quello formato da 2 catenelle, e faccio l'angolo che è composto sempre da 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte. Così. Ora di nuovo una catenella, entro nel centro di queste 2 maglie alte, qui, proprio dentro, e faccio una maglia alta, una catenella. E ora nello spazio delle 2 catenelle faccio l'angolo, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, catenella, ripeto, tra queste 2 maglie alte entro e faccio una maglia alta, catenella, e vado a fare l'angolo dove ci sono le 2 catenelle, quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte. Una catenella, entriamo in mezzo tra le 2 maglie alte, facciamo una maglia alta, una catenella, e nello spazio di 2 catenelle rifaccio il mio angolo. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Una catenella di separazione, ripeto, in mezzo a queste 2 maglie alte entro e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, e nello spazio andiamo a fare 2 maglie alte, 2 catenelle, rientro, 2 maglie alte, una catenella di separazione. In mezzo tra queste 2 maglie entro, maglia alta, catenella di separazione. E adesso guardate, vedete che siamo partiti con le 2 maglie alte, ma per fare un angolo me ne occorrono altre 2 più 2 catenelle. Quindi completiamo la fine di questo giro entrando nello stesso spazio dove abbiamo fatto la nostra partenza, qui, e facciamo le 2 maglie alte che mancano. Filo sull'uncinetto, conto 3, 1, 2 e 3. Le 3 sono 3 catenelle che sono quelle iniziali, quindi nella terza entro, prendo il filo e chiudo tutto insieme, tutte le asoline insieme. Ora guardiamo bene cosa abbiamo lavorato. Praticamente qui abbiamo un angolo, vedete? Questo è il primo angolo. La catenella e la maglia alta, catenella, secondo angolo, e così va avanti per tutti i nostri 6 lati. E abbiamo ovviamente 1, 2, 3, 4, 5 e 6 angoli composti da 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Tra un angolo e l'altro abbiamo la maglia alta con una catenella di separazione da un angolo all'altro. Andiamo avanti col nostro terzo giro. Come sempre, partiremo con le nostre 3 catenelle, entriamo nello stesso spazio e facciamo la seconda catenella, metà del nostro angolo. Una catenella di separazione,
saltiamo la prima maglia alta, andiamo nella seconda e andiamo a fare una maglia alta, una catenella di separazione e andiamo sulla maglia alta, vedete questa, questa, e facciamo una maglia alta, una catenella di separazione, andiamo nella prima maglia alta dell'angolo, maglia alta, una catenella di separazione, entriamo nell'angolo e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Vi faccio rivedere perché adesso tutti i lati sono uguali, quindi si parte sempre con una catenella di separazione, poi andiamo nel seconda maglia alta dell'angolo sottostante qui, maglia alta, catenella di separazione, andiamo sulla maglia alta che segue, maglia alta, catenella di separazione, andiamo sulla maglia alta che segue, che sarebbe la prima del nostro angolo, maglia alta, catenella di separazione, andiamo nell'angolo e facciamo 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo 2 maglie alte. L'angolo sarà sempre composto in questo modo. Ripeto ancora una volta, una catenella, salto una maglia nella seconda maglia alta, una catenella, andiamo in quella centrale, maglia alta, una catenella, andiamo nella prima dell'angolo, quella che troviamo successiva a quella lavorata, maglia alta, catenella per finire e 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte per il nostro angolo. Ok, continua così come ti ho mostrato per gli altri due tre lati. Arrivati alla fine del nostro giro, ti ritroverai di nuovo in questo modo con 2 maglie alte, vedi? Allora io devo completare il giro, quindi cosa faccio? Ho la catenella come ho sempre fatto, entro dove ho le prime 2 maglie alte dell'inizio giro e faccio le 2 maglie alte che mancano per fare il mio angolo, ok? E come vedi però devo unire questa parte a questa, quindi filo sull'uncinetto, conto 3 catenelle, quindi 1, 2, scusami, 1, 2 e 3, nella terza catenella entro, anche così va bene, e chiudo tutte e tre insieme e quindi sono di nuovo al centro. Abbiamo così terminato il terzo giro. Ripartiamo con il nostro quarto giro. Si parte sempre con 3 catenelle. Rientriamo nello stesso spazio da dove siamo partiti, qui, e andiamo a fare un'altra maglia alta. Una catenella di separazione. Nella seconda maglia andiamo a fare una maglia alta, catenella di separazione, nella maglia che troviamo, quella subito dopo quella lavorata, una maglia alta, catenella di separazione, sulla maglia alta, catenella, sulla maglia alta, catenella, sulla maglia alta, la prima delle due dell'angolo, catenella e andiamo nell'angolo a fare il nostro angolo. 2 catenelle di separazione, 2 maglie alte, 2 catenelle, rientriamo e facciamo 2 maglie alte. Si ripete, quindi catenella, andiamo nella seconda maglia alta, ricordate sempre la catenella di separazione e poi di lavorare la maglia alta sulla maglia alta che trovate, questa. Catenella di separazione, maglia alta sulla maglia alta, catenella, maglia alta, sulla
sulla prima delle due dell'angolo e non dimenticare la catenella di separazione prima di fare l'angolo, che è composto da 2 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte. Ok? È facilissimo, come vedi. Quindi ripeti catenella, saltane una, vai nella seconda maglia alta, catenella, vai sulla maglia alta e fai una maglia alta, catenella, maglia alta, sulla maglia alta, catenella, maglia alta, sulla maglia alta, catenella, maglia alta sulla prima dell'angolo, catenella prima di fare il mio angolo, 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte. Finisci così il quarto giro come ti ho mostrato. Ho finito anche il quarto giro, si va dove ci sono le prime 2 maglie alte iniziali, entra nello stesso spazio e, come vi ho già mostrato, facciamo 2 maglie alte a completare l'angolo, filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2 e 3 maglie alte e 3 catenelle, abbiamo quindi le 3 asoline che andiamo a chiudere tutte quante insieme. E questo è il nostro quarto giro, e mi sembra assurdo adesso continuare a mostrarvi, perché i giri si susseguono sempre nello stesso modo e sempre in questo modo, e continueranno a crescere i nostri buchini. Come vedete, inizialmente ne abbiamo 2, poi ne abbiamo 1, 2, 3 e 4, e poi ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, quindi continuano a crescere i nostri buchini. Fino a quando questo? Quindi voi dovete continuare con questo modo, partendo sempre con le 3 catenelle, entrando nello stesso spazio facendo la maglia alta, vedete ne abbiamo solo 2 che è la metà dell'angolo, e poi parti subito con una catenella e vai nella seconda maglia alta a fare la maglia alta, una catenella nella maglia alta che trovi, maglia alta. Non devi fare altro che continuare a seguire i giri che vi ho appena mostrato insieme. Su ogni maglia alta, in poche parole, tu farai una maglia alta e una catenella per separare ogni maglia alta di questi giri che stiamo facendo, vedi? E poi questo è tutto qui, la prima parte, la prima parte, poi cambia. Ecco, l'unica differenza è nelle maglie alte finali e iniziali, perché queste fanno parte dell'angolo, quindi qui la farò nella seconda, vedi da dove parti, nella seconda, e qui la farai nella prima. È tutto qui, tutto qui. E non devi dimenticarti, mi raccomando, della catenella finale prima di entrare nell'angolo e procedere con l'angolo, che sono 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, vedi 2 maglie alte, e procedi così. Ok, procedi così, ripeto, formando un esagono, vedi, si torcerà in questo modo, è normale, adesso ti mostro anche il perché. E continua in questo modo, chiudendo i giri come ti ho mostrato in questi 4 giri, e devi arrivare alla dimensione del manica, dell'ampiezza della manica. Allora, innanzitutto, per vedere, adesso vado avanti un pochino per farti capire, anzi finisco il giro così almeno riesco a farti capire come devi fare. Finisco il 1 2 3 4 il quinto giro. Ok, ho finito quindi il mio giro, ho fatto la catenella, assicuratevi sempre, temo sempre che dimenticate l'ultima catenella, ok, quella prima dell'angolo, e poi entrate e fate le 2 maglie alte, e per unire le 2 coppie filo sull'uncinetto, conto le 3 catenelle partendo dal basso, 1 2 e 3,
Ok, e chiudete il giro. Bene, così vi ho fatto vedere un altro giro. Come avete capito, i giri sono identici, quindi è praticamente inutile continuare a mostrarvi questi giri. Quindi ciò che adesso voi dovete fare è, come ripeto, arrivare alla dimensione della vostra manica. Attenzione, ora vi spiego meglio. Allora, prima di tutto fermiamo il nostro filo. Questo ovviamente è piccolino, ora ve lo faccio vedere anche sull'originale. Come vedete, il nostro esagono ha 6 lati, ovviamente, essendo un esagono, ci sono dei lati. Quindi voi tenendo un angolo e l'altro angolo e piegando angolo contro angolo, formate questo. Ok, quello che noi dobbiamo andare a cercare ora, che ovviamente bisogna poi metterlo bene, ok, essendo piccolo non riesce a stare come si deve. Comunque, ecco, come vedete abbiamo formato questa che è la nostra manica e questa è la nostra metà corpo. Ovviamente c'è la parte dietro e la parte avanti. Quello che noi dobbiamo raggiungere non è tanto la lunghezza o la dimensione della nostra metà corpo, ma la larghezza che desideriamo della nostra manica. Quindi andrete avanti in questo modo che vi ho spiegato, quindi in semplicissimo, andrete avanti fino a che piegandolo, e ribadisco, angolo con angolo lo prendete così e formate la vostra manica fino a quando non arrivate alla dimensione della vostra manica. Questo è quello che al momento a noi interessa. Quanto vogliamo larga la manica? Ecco, sceglietelo voi in base al vostro corpo, a come la volete. Ok, deve essere comoda, ovviamente. Ora vi mostro nell'originale quanto sono andata avanti io, anche se, essendo la mia taglia, potrebbe non andare bene per voi, ma vi faccio vedere come si sviluppa. Come vedete, io sono andata avanti nello stesso identico modo che vi ho mostrato, fino ad arrivare all'ampiezza della mia manica e del mio scalfo, ovviamente, ok? E io sono andata avanti per qui, poi l'ho già chiuso. Sono andata avanti per circa, direi, 17 centimetri, chiudendo, teniamo conto che siamo sui 18 centimetri perché poi qui c'è la Qui l'ho chiusa, vedete? Qui c'è la cucitura, quindi un po' mi ha mangiato, quindi direi un 18 centimetri. Sono andata avanti per 18 centimetri e i giri non so se possono servirvi, comunque sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Ho fatto 22 giri. Ok. Uncinetto due e mezzo, uncinetto due e mezzo. Quando arriviamo a questo punto, ci ritroviamo e vi faccio vedere come cambiare il disegno e come, ovviamente, qui arriviamo solamente alla misura della manica, dobbiamo andare avanti a trovare la metà del nostro corpo, ok? Quindi cercheremo la metà del nostro corpo lavorando solo più sul davanti, sotto e dietro. Quando troviamo la metà del nostro corpo, uniremo le due parti. Come vedete, ci sono ancora i fili perché non ho terminato. Io l'ho unito in modo tale da avere una serpentina più ampia sulle spalle, in modo da accogliere meglio le spalle, e una serpentina più stretta sotto. Non si nota neanche. Vedete? No. Però qui lo notate perché c'è l'unione. Questo è il retro, tra l'altro, questo è il retro con tutti i fili che gironzolano.
Ok, quindi prima cosa che dobbiamo fare, torniamo al nostro campioncino e, come detto, arrivare a... Ovviamente piccolo non mi sta come deve. Ok, magari ogni tanto, così proprio per essere tranquilla, contate quanti buchini avete in ogni lato per capire se state andando bene, perché ovviamente i buchini devono essere tutti uguali, ok? E ricordate sempre... Un'altra raccomandazione è di partire con una catenella e finire con una catenella prima, finire con una catenella prima di fare l'angolo, partire con una catenella dopo aver fatto l'angolo. Quindi ogni maglia alta ha a fianco a sé una catenella. È importante perché in un altro progetto c'era chi dimenticava una catenella. E poi poverina si ritrovava con la maglia, era in questo caso era una maglia, si ritrovava con una maglia storta da una parte e mi chiedeva come mai succedeva. È difficile capire come l'errore che magari viene fatto, no? Perché deve essere una foto ben fatta, magari per capire e andare a leggere quante catenelle avete messo. Quindi la raccomandazione è questa: se vedete che si storce, non da quando è piccolino così, ma quando è più grande. Se vedete che è storto, avete dimenticato qualche catenella. Ma se fate attenzione a tutte le catenelle, il vostro cardigan verrà perfetto. Ok? Quindi ogni tanto, proprio così, per scrupolo, contate quanti buchini ci sono in ogni lato e controllate se ci sono tutte le catenelle. Va bene? Adesso procedo anch'io con l'altro piccolo campioncino e poi ci ritroviamo e vi mostro come proseguire. Bene, adesso che siamo andati avanti per tutti i giri, ho lasciato il campioncino e ho preso il mio, perché sto facendo un altro cardigan Hortensia, questa volta molto colorato e con il filato gelato che comunque del quale insieme all'altro filato bianco vi lascerò comunque il link nel box informazioni subito sotto il tutorial. Quindi andando avanti come vi ho mostrato, andiamo a raggiungere la dimensione che noi desideriamo per la nostra manica, che è quella che in questo momento a noi interessa, la larghezza della nostra manica, come appunto vi ho detto per verificare di aver trovato la dimensione giusta, prendiamo un angolo, prendiamo l'angolo dello stesso lato, quindi l'angolo opposto, lo poggiamo uno sull'altro, pieghiamo ed ecco che vedremo realizzata la nostra parte che è la manica e questa è la metà del corpo che in questo momento non ci interessa. Quello che a noi interessa di più è raggiungere questa misura, che per quanto mi riguarda è di circa 18 centimetri. Non so per quanto riguarda voi quanto vi occorre, no? Per diciamo da sotto l'ascella fino alla spalla, quanto vi occorre come dimensione. Quindi voi sarete andate avanti per tanti giri quanto ve ne occorrono. In questo caso io ho il filato gelato. Stupendo, tra l'altro, l'ho lavorato con l'uncinetto 3,5 e ho fatto soltanto 19 giri perché ovviamente è più spesso del filato bianco che vi ho mostrato del Summer Viscosa che vi ho mostrato prima. Ok, detto questo, raggiunta la misura della manica, dobbiamo essere certe della misura. Non basta avere questo. Quindi, come facciamo? Noi prenderemo dei marcapunto. Blocchiamo la nostra manica in più punti in modo tale da essere sicuri che rimanga fermo. Lo blocchiamo in questo modo e quando abbiamo bloccato in più punti, io l'ho già provato, quindi quando viene bloccato in più punti, tenendo conto che un pochino, ma no, con questo rimane proprio combacia, proprio parte con parte, ma se avete questo tipo di marcapunto, ovviamente quando lo chiudete e lo provate vi fa questo, quindi tenete conto che qui vi dà un margine di qualche millimetro, ok, se non centimetro.
Quindi voi bloccate questa parte e fate passare questa parte in questo modo nel braccio, in modo tale da verificare esattamente se va bene o no questa misura. Quando siete sicure matematicamente che questa misura è ok ed è perfetta, siamo pronte per andare a cucire la manica in modo tale da non lavorarla più. Quindi sganciamo i nostri marcapunto, mettiamo il nostro lavoro, la metà della nostra ortensia, la metà, quindi così, vedete, questa l'ho piegata in questo modo come vi ho mostrato. Ripeto, da un lato prendete un angolo e l'altro angolo lo piegate e verrà fuori la vostra manica. Ora, per cucirla dobbiamo metterla a rovescio, questo è il dritto. Quindi giriamo il lavoro a rovescio, in questo modo. Ok, e adesso io sono a rovescio. Così. Ok? Quindi partiamo dalla parte dove io ho lasciato il filo, quindi in questa parte qui. Se per caso vi trovate in un punto diverso o girate il lavoro in modo tale da avere il filo agganciato proprio nella parte che dobbiamo andare a cucire, o altrimenti tagliate il filo e vi riagganciate per cucirlo. Potete cucirlo tranquillamente ad ago, come voi preferite, oppure seguire me. Prima cosa da fare è andare a prendere la parte opposta, quindi questo è il mio ex, chiamiamolo oramai ex angolo. Entro dalla parte opposta, vedete che io avevo il filo sull'uncinetto, ok? Prendo il filo e lo faccio passare dentro in modo tale da avere già unito i miei due ex angoli. Ho il filo proprio qui. Ora guardate bene. Vedete che qui c'è una specie di spiga. Vedete questa spighetta qui? Noi andremo a lavorare su quella interna da questa parte e interna dall'altra parte. Quindi andiamo a fare questo. Entro morbidamente, dovete lavorare in modo molto molto morbido. Nella corrispettiva dalla parte opposta prendete questa parte, che è la parte interna della spighetta che vi ho fatto vedere, tirate fuori l'asolina e la portate all'interno, molto molto morbida, eh? Quindi prendiamo la maglia corrispettiva, vediamo, questa è la seconda, quindi andiamo a lavorare questa con questa, morbidamente chiudo. Adesso abbiamo questo, vedete che qui c'è il buchino della nostra catenella, quindi questa andiamo in quella a fianco, questa prendiamo il filo e lo portiamo dentro, poi di nuovo nella maglia alta e maglia alta, quindi interna, interna, prendo il filo e lo porto dentro. Adesso nella catenella interna, vedete questa maglia qui, così, e interna questa maglia qui, prendo il filo e lo porto dentro. Adesso sulla maglia alta, sulla maglia alta, così, sulla catenella, questa mi è scappata, quindi catenella, catenella, prendo il filo e porto dentro e andiamo avanti a cucire la nostra manica in questo modo. Ripeto, siamo sul rovescio, il rovescio è verso di me, ok? Verso di voi che guardate, il dritto è dentro. Bene, continuiamo così fino ad arrivare al nostro
più o meno gomito, che poi non è gomito, ma è comunque la fine della manica, vedete, tutta questa parte. Finiamo, quindi abbiamo cucito tutta la parte superiore della nostra manica, finiamo ovviamente come abbiamo iniziato, cioè da quelli che erano i nostri ex angoli. Ok? Adesso io sono arrivata a questo punto, metto un segnapunto così posso girare. Vedete che questa è la mia manica? Io ho finito in questo modo, quindi posso innanzitutto tagliare il filo perché questa è la manica. Quindi io qui taglio il mio filo e non mi serve il marcapunto, l'ho messo inutilmente, però ecco, e blocchiamo. Ok, giriamo la nostra metà, il nostro metà cardigan in questo modo, in modo tale adesso vedete da avere il nostro braccio con la manica cucita nella parte superiore, in questo modo qui. Adesso vedete, la cucitura è questa. Morbida, rimane perfetta. Ora avviene questo. Vi chiederei, anzi, prima di tagliare il filo, magari provatela nuovamente la manica, proprio per avere la certezza di avere la misura corretta della vostra manica, ok? Quindi del vostro scalfo, di avere la misura corretta. Se è corretta, tagliate il filo e procediamo con la manica, la lasciamo da parte e procediamo con allargare la nostra metà corpo. Premetto che ovviamente ci occorrono due di queste parti. Ok, perché questa sarà la nostra parte sinistra o destra che vogliamo, ci occorre l'altra metà, quindi ne dovete fare due così. Ok, e a questo punto, chiusa la manica, premesso che di questo ne vanno due, dobbiamo andare ad allargare la nostra metà corpo. Se voi volete continuare semplicemente così perché magari non riuscite a fare il punto che ho utilizzato per Ortensia, che ora vi mostrerò, sono dei punti puff, o perché preferite che sia con questo punto rete ridotto perché è un punto rete da una catenella, allora procedete lavorando con lo stesso punto. La parte diciamo davanti, la parte sotto rispettando l'angolo, la parte sotto e la parte dietro. Vi congiungete e ritornate a lavorare in questo modo, quindi in giri di andata, chiusura, vi alzate con chiusura, vi alzate con 3 catenelle e continuate ad andare avanti con questo tipo di lavorazione. Ok. Se invece volete usare il punto che ho utilizzato io e realizzare realmente il cardigan Hortensia, allora dovete aspettare me che vi spiego come fare. Quindi abbiamo riprovato di nuovo la nostra manica e va bene. Adesso siamo sulla spalla. Questa è la manica, vedi? Questa è la manica. E qui è la giunzione, qui siamo sulla spalla, partiamo da qui. Riprendiamo il nostro filo e iniziamo il punto che ho utilizzato per Ortensia. Quindi entriamo proprio nella chiusura, qui, ci agganciamo con il nostro filo . Io rientro un'altra volta e faccio un punto basso e mi sono agganciata con un punto basso. Poi faccio 3 catenelle, conto 3 punti, quindi 1, 2 e nel terzo punto vado a fare una maglia bassa. Di nuovo 3 catenelle, conto 3 punti, 1, 2 e nella terza una maglia bassa, 3 catenelle, conto 3 punti, questo lo calcolo 1 perché è una catenella, quindi 1, 2 e nel terzo maglia bassa, di nuovo 3 catenelle, conto 3, 1, 2, nella terza
maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, nella terza una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, nella terza una maglia bassa e vado avanti in questo modo fino ad arrivare vicino al nostro angolo. Sono arrivata, vedete dove c'è l'angolo, quindi faccio 1, 2 e 3, salto 1, 2, io ne ho uno in più, non ha importanza, ne salto 3, vado all'interno e faccio 1, 2 maglie alte, esattamente come sotto, 2 catenelle e 2 maglie alte. Questa sarà l'ultima volta che noi faremo il nostro angolo con 2 catenelle di separazione. Poi vi spiego la motivazione. Comunque questo giro noi lo faremo con 2 catenelle, quindi il primo giro del nuovo punto. Ok, giriamo il nostro lavoro, siamo sotto, quindi 1, 2 e 3 e si ricomincia 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2 e 3. Maglia bassa e 3 catenelle. Salto 3, quindi questa è libera, 1, 2 e 3. 3 catenelle, 1, 2 e 3. E vado avanti così fino a raggiungere l'angolo successivo. Sono alla fine del giro, alla fine del giro non è vero, sono nell'angolo opposto, ho fatto le 3 catenelle, ecco sappiate questo, non dovete mai arrivare qui e fare la maglia bassa e poi entrare nell'angolo, quindi anche se arrivate con 2 va bene e quindi magari vi fate finta di essere anziché qui, siete qui, quindi 1, 2 e 3, facciamo finta di essere qui in modo tale da farvi vedere, poi fate 3 catenelle, 1, 2 e mi fate la maglia alta, ok? In questo modo, oppure se vi ritrovate come me, quindi 1, 2 e 3, quindi qui fate le 3 catenelle, 3 catenelle come ho fatto io, ne saltate 1, 2, 3, ne salto 3 e entro decisamente nell'angolo a fare la mia maglia alta, le 2 catenelle, rientro, maglia alta e poi 3 catenelle. Giro il lavoro e proseguo nel lato opposto. Quindi 1, 2 e 3, 3 catenelle, 1, 2 e 3, maglia bassa e 3 catenelle, 1, 2 e 3 e continuate così fino a raggiungere la parte da dove noi siamo partiti. Ok, siamo arrivati alla fine del nostro giro, vedi qui siamo partiti, qui c'è la nostra prima maglia bassa, allora io finisco, io ho le 3 catenelle, quindi ho 1, 2 e 3 e poi faccio 3 catenelle e vado a congiungermi con il primo giro con una maglia bassissima dentro la prima maglia bassa e ho chiuso il mio giro. Cosa ho lavorato io? Ho lavorato il mio primo giro dell'allargamento del mio cardigan, quindi ho lavorato la parte frontale, l'angolo, la parte sotto del mio metà cardigan, la parte sotto, l'angolo e la parte dietro che ho congiunto con la prima maglia bassa con una maglia bassissima. Facciamo il nostro secondo giro. Il punto della maglia ortensia è solo composta da 2 giri, quindi quello che abbiamo appena fatto che è formato da archetti e quello che adesso vi mostrerò. Allora, ci sono molte persone che hanno difficoltà col punto puff, possiamo anche diversificare, ok? Se proprio vedi che non riesci a fare il punto puff possiamo diversificare.
Allora, innanzitutto la prima cosa, vedi che siamo sul punto basso, ok? Ci spostiamo con nella maglia, nella catenella centrale con dei punti bassissimi, entriamo, prendi il filo e lo passi nell'asolina. Entriamo nella seconda, prendi il filo e lo passi nell'asolina. Ti devi ritrovare al centro del primo archetto. Questo. Ok, fatto questo, fai una catenella, entra dentro l'archetto, prendi il filo e fai la prima maglia bassa. Ok? Bene. Ora fai una sola catenella, una. E poi filo sull'uncinetto e puoi fare in due modi il punto puff. Il primo è quello solo del filo, quindi filo sull'uncinetto, entri nel punto basso, prendi il filo, lo tiri su ad altezza, vedi? Non lo lavori, lo tieni in questo modo. Poi ricarichi il filo, rientri dentro il punto basso, lo riprendi e lo tieni su. Ricarichi il filo, lo devi fare per 3 volte. Entri, prendi e lo tiri su. In questo modo qui hai tutti e tre i fili sull'uncinetto più quella iniziale. Ora possiamo chiudere il nostro punto puff entrando in tutti i fili volanti. Ti rimarranno le due asoline, quindi non ho chiuso anche l'ultima. Prendi il filo e chiudi anche l'ultima. Tira bene. Poi fai una catenella, scendi nell'archetto successivo e fai una maglia bassa. E questo è il classico punto puff, ok? Poi, subito dopo aver fatto la maglia bassa, fai 3 catenelle, vai nell'altro archetto, nell'archetto successivo e fai la maglia bassa. E ricominci una catenella. Entri nel punto basso successivo, una catenella, punto basso successivo e fai la stessa cosa. 1, 2, perché è piccolino, 2 e col caldo scivola poco, oltretutto, senti come scricchiola, e 3. Prendi il filo, chiudi tutto tranne l'ultima, prendi il filo. Lo passi dentro, tiri, fai una catenella, scendi nell'archetto e fai una maglia bassa. E poi 3 catenelle. 3 catenelle, vai nell'archetto successivo con una maglia bassa e devi ricominciare da capo. Allora, questi sono i punti puff classici. Se tu vedi che hai difficoltà, a parte io che essendo molto caldo, nonostante l'aria condizionata, comunque faccio scivolare male sul ferro dell'uncinetto, dovrei mettere un po' di borotalco, forse scivolerebbe meglio, però comunque se tu noti che hai delle difficoltà, allora fai così. Una catenella, entra sempre come abbiamo fatto prima, nel punto basso. Prendi il filo, lavora le prime due maglie e lasci questa sull'uncinetto. Rientra, prendi il filo, lavori solo le prime due e lasci la terza. Entra di nuovo, prendi il filo, chiudine due e adesso hai 4 asoline. Non ti basterà perché non diventa bello cicciottello, fanne un altro. Quindi rientri dentro. E chiudi, adesso abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, chiudi tutto insieme in questo modo. Poi fai una catenella e scendi giù. Ecco la differenza. Questo è il punto puff classico ed è quello che io utilizzo per Ortensia. Questo qui è un punto puff, diciamo, differente. Ecco, differente, però comunque fa il suo effetto. Quindi, se non riesci a fare il punto puff classico, potresti fare questo. Ok? Quindi lo rifaccio. Filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo e lavoro le prime due. Filo sull'uncinetto, entro, prendo il filo e lavoro le prime due.
filo sull'uncinetto, entro, lavoro le prime due, fanne quattro perché così diventa più cicciottello. In questo modo adesso ne hai 2, 4, 5 asole sull'uncinetto, chiudile tutte insieme, fai una catenella e scendi nell'archetto. Ok? Comunque sia, vedi, rimane comunque un bel puntino, un punto abbastanza cicciottino. Ok? Io preferisco fare i punti puff. Quindi per chi invece preferisce fare i punti puff è una catenella, entri nella maglia bassa, tiri su, uno, tiri su, prendi il filo, entri nella maglia bassa, lo riprendi e tiri su, prendi il filo, entra nella maglia bassa, lo riprendi e tiri su per tre volte, poi chiudi tutto ma lasci questa asolina sull'uncinetto e alla fine chiudi anche le ultime due, tiri una catenella e vai giù nell'archetto a fare una maglia bassa e poi 3 catenelle nell'archetto successivo, maglia bassa, una catenella e si rifà, quindi 1, quindi 2, quindi 3, senti come scricchiola, chiudo, chiudo, catenella, scendo nell'archetto e faccio una maglia bassa. Ora dobbiamo fare 3 catenelle. Entriamo nell'archetto, maglia bassa, una catenella, nella maglia bassa, 1, 2, 3, chiudo le maglie volanti, chiudo le due asoline, tiro il filo, catenella, vado nell'archetto e faccio una maglia bassa, 3 catenelle, nell'archetto successivo maglia bassa, una catenella e si rifà, 1, lo facciamo stridere proprio, 2 e 3, chiudi le maglie volanti, chiudi le due asoline, tira il filo, catenella, scendi e fai una maglia bassa, 3 catenelle e si rifà tutto, ok? Quindi vai avanti fino a raggiungere l'angolino. Allora io sono arrivata dove c'è l'angolo e arrivo in questo modo, quindi tu potresti arrivare magari col punto puff un pochino più vicino, e magari il punto puff qui, fai la catenella perché dopo il punto puff c'è una catenella, poi scendi e fai la maglia bassa. Io arrivo un po' più lunga, quindi arrivo facendo anche l'archetto e mi va bene. In qualsiasi caso qui devi fare la maglia bassa, ok? Qui devi fare la maglia bassa, quindi quando hai fatto la maglia bassa non fare, da adesso in poi vicino all'angolo farai soltanto 2 catenelle, non 3 perché altrimenti l'angolo si pronuncia troppo, 2 catenelle, e nell'angolo anziché 2 catenelle ne farai una sola, quindi arrivate vicino all'angolo farete 2 catenelle anziché 3, solo qui, solo in tutti i giri ma solo vicino all'angolo, quindi 2 catenelle, entri nell'angolo e fai 2 maglie alte come al solito, poi fai una sola catenella, rientri, 2 maglie alte e rifai la stessa cosa, 2 catenelle, scendi nel primo archetto e fai una maglia bassa, ritorniamo, ok, 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 quindi da adesso in poi l'angolo lo farai in questo modo, quando arrivi avrai vicino all'angolo 2 catenelle, dentro l'angolo una sola catenella. Non è un problema se ne fai come normalmente abbiamo fatto, però diciamo la punta ti viene più pronunciata, ok? Si vede molto di più e io ti consiglierei di fare come ho detto.
E quindi abbiamo fatto il nostro archetto, facciamo la nostra catenella e andiamo a fare il nostro punto basso. Quindi 1 dentro la nostra maglia bassa, 2 e 3. Chiudiamo i punti volanti, chiudiamo le due asoline, tira il filo, catenella, entro nell'archetto subito dopo. E faccio la mia maglia bassa. Ora 3 catenelle. Nell'archetto successivo, maglia bassa, catenella e vai col punto passo. 1, 2 e 3. Chiudiamo anche le due asoline e tiro bene il filo per sistemare un pochino il punto puff. Poi faccio la catenella, scendo e faccio il punto basso e continua così. Adesso ci vanno le 3 catenelle, vado nel mio archetto e proseguo. Quindi ti ho fatto vedere come fare l'angolo, quindi adesso nell'angolo opposto sai come fare. E ti ho detto appunto, mi raccomando, che da adesso in poi gli angoli li farai con 2 catenelle. No. Con 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. E quando arrivi vicino all'angolo, qui avrai solo più 2 catenelle. Facciamo tutto il giro e vediamo come viene l'unione del giro. Vi avevo detto, ci troviamo alla fine di questo secondo giro, ok, la fine, e invece io sono ancora nel secondo angolo perché volevo mostrarvi come sono arrivata. Allora, io per esempio qui mi ritrovo così, ho fatto il punto, magari voi vi trovate bene, io invece mi ritrovo con il punto puff, una catenella, la maglia bassa nell'archetto, poi 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto e poi qui non posso fare il punto puff qua sopra. E allora mi sono fermata perché ho detto no, lo mostro perché potreste anche voi ritrovarvi in questa situazione. E quindi se arrivate bene, ok, se arrivate come me, semplicemente anziché fare una catenella e il punto puff, qui non si può fare, allora fate semplicemente 2 catenelle, entrate nell'angolo e fate l'angolo come da adesso in poi faremo, no? Quindi 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. L'importante è che le due parti, parte destra, che supponiamo sia questa, e parte sinistra abbiano gli stessi punti, ok? E vi ritroverete, ovviamente sono due parti gemelle, quindi per forza di cose vi ritroverete a farle identiche. Però voi magari dateci un occhio, la parte destra deve avere, ad esempio, gli stessi punti puff della parte sinistra. Se non combaciano, cercate di farli combaciare saltando, come ho fatto io in questo modo, o cercate sempre di avere comunque il punto puff, magari tirando via qualche punto da una parte all'altra se ne avete di più. Ok, io continuo e qui devo andare qui, quindi faccio 2 catenelle, sempre 2. Dopo e prima l'angolo, sempre 2 catenelle, non importa come arrivate, basta che me ne fate solo 2. Poi entro con la maglia bassa nell'archetto, una catenella, entro qui e vado col mio punto puff. 2 e 3. Potrebbe anche darsi che arriviamo alla fine che non combaciano i punti e vedremo come imbrogliare anche lì. Cercate di trovare sempre la soluzione, non vi fermate a riflettere troppo. Cercate la soluzione per concludere il lavoro, ok? Verrà comunque bene. Trovate la soluzione come ho fatto io in questo caso. Ok, io vado avanti, ci troviamo all'unione di questo secondo giro diversificato, ok? Secondo giro proprio di Ortensia. Sono arrivata a congiungermi con
la parte opposta e arrivo bene. Quindi è una combinazione perché nulla è calcolato, quindi 3 catenelle, vado nella maglia bassa e mi congiungo, e così per chi come me arriva bene, ok? In questo modo. Ma io mi preoccupo per chi non arriva bene come sono arrivata io, e quindi magari arriva. Allora vediamo cosa potete trovare. Allora, supponiamo che, vediamo un po', supponiamo che qui io faccia invece un punto puff, solo per cercare di, allora, devo arrivare male, quindi vediamo. Se io qui faccio, ok, qui punto puff, no, così arrivo bene. Quindi devo imbrogliare in un altro modo, cioè devo fare in modo che di arrivare male. Allora, proviamo a vedere. Questa potrebbe essere una situazione in cui vi trovate voi. Ok, vediamo, vediamo come arrivo. Ok, 1, 2 e 3. Ok, 1. Ecco, perfetto. In questo modo vedete che io sono arrivata malissimo, perché arrivo in modo tale che qui io dovrei fare un punto puff. Quindi se io qui faccio un punto puff, poi sono troppo vicina per fare le 3 catenelle, e cosa succede? Che la mia spalla fa difetto, cioè diventa troppo ampia. Preferisco piuttosto che stringete, non che fate questo lavoro. Guardate, adesso provo a farlo qui il punto puff. 3, vediamo un po', vedi? Allora io devo andare qui e poi qui devo fare le 3 catenelle. E devo andare qui nella maglia bassa a fare l'unione. Ok, ecco, quello che vi succede è questo: qui siamo sulla spalla, qui ne avete uno in più e non va bene, meglio uno in meno. Quindi se arrivi in questo modo, ecco, in questo modo qui, che qui devi fare il punto puff, non farlo. Quindi cosa fai? Torna indietro, fai le 3 catenelle. Anzi, torna proprio ancora indietro e anziché fare la maglia bassa in questo archetto, la fai qui. Quindi hai una catenella, fai la maglia bassa nell'archetto successivo, in questo modo, ok? E poi fai le 3 catenelle e raggiungi la maglia bassa. Cioè, guarda, è evidente che in questo modo qui è sbagliato, e quindi non guardare, l'ho fatto apposta per farvi vedere cosa può succedere. È evidente che in questo modo è il modo corretto, quindi non metterne in più, ma piuttosto in meno, e hai visto come ho fatto, ok? Quindi io adesso torno indietro perché combinazione il mio giro finiva bene, quindi vado qui, poi una catenella, vado qui e faccio il mio punto puff. E perché sai, far vedere che tutto va bene e va bene, però bisogna anche far vedere come eventualmente potete ritrovarvi voi, e lì il barbatrucco. Così, e poi faccio le 3 catenelle, raggiungo la prima maglia bassa del giro e faccio una maglia bassissima, e così ho finito il mio secondo giro. Ok, il secondo giro è finito, e il punto che io ho utilizzato per Ortensia è composto dal giro degli archetti più il giro con i punti puff e archetti. Adesso proseguiamo, vi faccio vedere come si prosegue questo giro. Vi accompagno adesso nel terzo giro, che è praticamente come il primo, però vi mostro come iniziare. Ok, allora prima cosa dovete spostarvi sul punto puff, quindi io mi sposto facendo delle maglie bassissime, quindi entro nella catenella, faccio una maglia bassissima, entro nel punto puff, maglia bassissima. Ora sul punto puff faccio una catenella e rientro, scusate, per fare una maglia bassa. Ok, quindi maglia bassa sul punto puff, 3 catenelle, e da qui si riparte. 3 catenelle, vado nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, vado sul punto puff e maglia bassa, 3
3 catenelle. Nell'archetto maglia bassa e continuate in questo modo. Sono arrivata al primo angolo. Come sapete, adesso dovete fare non più 3 catenelle ma soltanto 2, perché siamo vicino all'angolo. Poi filo sull'uncinetto, entriamo nell'angolo e facciamo una maglia bassa, la seconda, una soltanto catenella, rientriamo di nuovo nel nostro angolo con 2 maglie alte. Ho detto 2 maglie basse prima. Allora, abbiamo fatto 2 catenelle anziché 3 prima di entrare nel nostro angolo e fare l'angolo così composto: 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. Giriamo il nostro lavoro e ricominciamo come abbiamo finito. Quindi 2 catenelle, entriamo nel primo angolo, maglia bassa, 3 catenelle, ok, perché adesso ci vanno le 3, 2 catenelle soltanto vicino all'angolo per finire e per riprenderlo, maglia bassa sul punto puff. Quindi 3 catenelle, maglia bassa sul punto puff, di nuovo 3 catenelle, entriamo nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, entriamo sul punto puff, maglia bassa, e andate avanti così fino a raggiungere l'angolino. Questo lo raggiungo anch'io e vi mostro nuovamente come farlo. Sono andata avanti quindi con i miei archetti da 3, puntando nell'archetto, quindi con la maglia bassa nell'archetto, poi 3 catenelle, maglia bassa nel punto puff, come vi ho mostrato. Ora sono però vicino all'angolo, quindi cosa faccio? Vedi, qui c'è il mio ultimo archetto, quindi vado con le mie 3 catenelle, punto nell'archetto e faccio la maglia bassa. Però qui vedi che ho l'angolo, quindi qui farò soltanto 2 catenelle. Entro nell'angolo e faccio come prima: 2 maglie alte, una catenella, rientro, 2 maglie alte. Ora giro il lavoro e come riparti? Con 2 catenelle soltanto. Entri nell'archetto e fai una maglia bassa. E adesso di nuovo 3 catenelle sul punto puff, maglia bassa, 3 catenelle nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle sul punto puff, maglia bassa, e vai avanti così fino alla giunzione del nostro lavoro. Ci ritroviamo qui. Siamo arrivati alla fine del giro. Come vedi, mi manca soltanto l'archetto finale. Questa è la maglia bassa iniziale, questa è la maglia bassa nell'ultimo archetto. Devo fare l'archetto finale, quindi lo vado a fare con voi. 3 catenelle, entro dentro la mia maglia bassa e faccio una maglia bassissima. Come vedi, ti ho fatto vedere quindi il primo giro, il secondo giro e il terzo giro, che non è nient'altro che il primo, ok? Però ovviamente sulla lavorazione. Quindi ciò che noi dobbiamo fare sempre, come già ti ho detto, il primo e il secondo giro. Quindi il secondo giro è quello con i punti puff. Per farlo noi dobbiamo innanzitutto portarci al centro di questa catenella, quindi entra con la testa dell'uncinetto, prendi il filo e fai una maglia bassissima. In quella centrale entri, prendi il filo e fai una maglia bassissima, e così sei al centro. Devi fare nel centro una maglia bassa, quindi per iniziare fai una catenella, entra nell'archetto, prendi il filo e fai la maglia bassa. E adesso abbiamo la nostra prima maglia bassa, dove alla fine del giro ci uniremo.
Quindi vi faccio di nuovo rivedere il secondo giro. Catenella, si entra nella maglia bassa dove sotto non hai il punto puff. Non devi fare il punto puff sul punto puff, quindi non devi farlo qui perché sotto vedi che c'è il punto puff. Devi farlo dove sotto non vedi il punto puff. Quindi sono svasati i punti puff, ok? Quindi entri come sempre hai fatto nella maglia bassa, prendi il filo e fai il punto puff avvolgendo il filo 3 volte, prendendo il filo, scusami, 3 volte in questo modo. Poi fai passare il filo nei fili non lavorati e poi nelle ultime due asoline chiudi e stringi. Fai la maglia bassa, vai nell'archetto proprio a fianco alla maglia bassa che hai lavorato e fai una maglia bassa. Ecco che ora andiamo a fare le 3 catenelle, entriamo nell'archetto e facciamo la maglia bassa. E qui, vedi, in questa maglia bassa dove sotto, qui sotto, non ho il mio punto puff, rifaccio il punto puff. Quindi per farlo devo salire di una catenella, entro nella mia maglia bassa e vado di nuovo 1, 2 e 3, 3 fili volanti che vado a chiudere e poi chiudo le due asoline rimanenti, tiro il filo, prendo faccio, scusami, una catenella e vado nell'archetto a fare la maglia bassa. 3 catenelle, nell'archetto successivo una maglia bassa, una catenella e riparti da qui a fare il punto puff, ok? Quindi è molto semplice, l'hai già fatto qui, ti ho fatto vedere che va in modo sfalsato, quindi dove hai il punto puff sotto farai l'archetto, dove sotto qui sotto non c'è il punto puff, farai il punto puff e quando dovrai rifare di nuovo il punti puff con gli archetti, punti puff, dovrai farlo sempre in modo sfalsato, quindi non sotto il punto puff, sopra il punto puff, ma a fianco, come stai facendo in questo momento. Ma non ti preoccupare ancora, adesso vai avanti per tutto il lato e ci ritroviamo qui nell'angolino. Allora, non ricordo se io vi ho detto che vicino all'angolo da adesso in poi dovremo fare sempre 2 catenelle, ma diciamo che le 2 catenelle vanno bene fino al secondo giro dei punti puff. Poi dopo dobbiamo ancora diminuire di una catenella perché altrimenti l'angolo si pronuncia troppo. Quindi adesso, quindi lasciamo i due giri che abbiamo fatto, quindi scusami, neanche i due giri, diciamo fino 1, 2, 3, fino al terzo giro, vicino come abbiamo fatto insieme, no? Vicino all'angolo abbiamo fatto solo 2 catenelle anziché 3 come tutto il nostro lato. Da adesso in poi, quando siamo vicino all'angolo, ne faremo una soltanto, quindi cambiamo la tipologia nel giro 1, 2, 3, nel quarto giro, quindi nel quarto giro farai una catenella prima dell'angolo, ok? Quindi 1 e poi vai nell'angolo e fai 2 maglie alte, una catenella, rientri, 2 maglie alte. Una catenella, vai nell'archetto e fai una maglia bassa, ok? Perché purtroppo ha la tendenza proprio a pronunciarsi, ok? Quindi adesso andiamo avanti in questo modo, solo con una catenella per lato e ovviamente nell'angolo soltanto una catenella. Se dovessi rendermi conto che si pronuncia ancora, allora a questo punto dovremo forzatamente togliere una catenella anche nell'archetto precedente. Ok, però adesso andiamo avanti così. Quindi il lato che adesso vai a fare è esattamente uguale a quello che hai già fatto. Non puoi fare il punto puff qui sopra. Quindi vedi,
Devi per forza farlo qui. Lo noti subito. Non puoi sbagliarti. Quindi fai una catenella, entri nella maglia bassa e fai 1, 2 e 3. E vai avanti così, 1, 2 e 3. Ok, allora quello che io ti ho mostrato in questo momento è un adattamento. Abbiamo adattato questo punto con questa, diciamo, con questo angolo. Quindi abbiamo tolto ancora una catenella per parte. Regolati tu. Io ti ho fatto vedere dove, in che posizione io sono arrivata a fare una catenella prima dell'angolo, ok? Una, e va bene, all'interno dell'angolo c'è sempre solo stata una catenella, da che abbiamo fatto il punto che ho usato per Ortensia. E qui che ho variato. Regolati tu in base a come viene, in base al tuo filato, eh? Dove togliere l'eventuale catenella in più? Quindi, se vedi che si pronuncia troppo, decidi di togliere magari le catenelle anche nell'archetto dopo, ok? Per cercare di restringere un pochino il nostro angolo. Io per ora vado avanti così. Se ci sono delle modifiche, rientro in registrazione. Tu quindi proseguirai come io ti ho mostrato in quest'ultima parte. Continuando a fare il giro numero 1 che abbiamo rifatto, che è quello con tutti gli archetti, che abbiamo rifatto anche qui, e il giro numero 2, quello dei punti puff, che abbiamo rifatto adesso insieme. Non ci sono altre variazioni, a meno che non mi accorgo che devo farne e quindi vi mostrerò, rientrerò in registrazione, ok? E per quanto dovete lavorare? Qui dipende da voi, da quanto lo volete ampio il vostro cardigan. Allora, vedi che l'angolo ha la tendenza a uscire ed è per quello che lo stiamo trattenendo, togliendo le catenelle come avete visto. Allora, questa è la larghezza del nostro metà corpo, parte dietro della schiena, parte avanti, metà corpo. Dobbiamo andare avanti fino a raggiungere la nostra metà corpo, semplicemente con i giri che io vi ho mostrato, né più e né meno, ok? Con questi giri che io vi ho mostrato. Quando arrivate alla metà corpo, ovviamente ci arriverò anch'io, a meno che non entro in registrazione a dirvi che ho fatto qualche variazione. Comunque, quando arriveremo alla metà corpo, ci ritroviamo e vi faccio vedere il passaggio successivo. Buon lavoro! Bene, io non ho fatto nessun tipo di variazione, quindi non sono rientrata per comunicarvi appunto una variazione. Sono andata avanti con una catenella prima dell'angolo, anziché 3 e anziché 2. Quindi una soltanto prima dell'angolo e poi l'angolo composto da due maglie alte, una catenella e due maglie alte. Ed è perfetto, quindi va benissimo così e vi consiglio di continuare in questo modo. Se in caso contrario, ecco, scegliete voi come proseguire. Ora, ciò che vi chiedo è questo: arrivate alla metà corpo, vedete? Metà corpo, quindi abbiamo fatto i due pezzi. Ok, identici uno all'altro e alla metà corpo lo provate unendo la parte con dei, vedete, unendo le due parti con dei segnapunto, fermapunto, come volete chiamarlo, ecco, in modo tale da capire dove volete la scollatura. Io mi sono fermata qui, poi man mano che vado a cucire, guardo dove fermarmi perché partiremo col cucire dalla parte sotto e poi man mano saliamo in modo tale da permetterci di provarlo e vedere se effettivamente il punto che abbiamo scelto può andare bene per i nostri gusti della scollatura. Questo è il retro, ovviamente. Ok,
Adesso quindi andremo sul tavolo lavoro a fare la cucitura a zigzag come ho fatto io. Se non vi piace potete cucirlo a mano, cioè con l'ago, oppure come abbiamo fatto per la manica. Io invece procedo con la chiusura zigzag. Faccio vedere anche come viene la parte avanti. Come vedete, la punta va benissimo fatta così come vi ho spiegato. Quindi adesso, ecco, la parte avanti, come vedete, gira bene anche dietro il collo, quindi io penso di fermarmi così come scollatura, ma prima di chiuderla completamente la riproverò. Quindi andiamo adesso sul banco lavoro. E questa è la parte che avete visto indossata dal manichino, la parte dietro. Ok, vedete? E la parte dietro io ho messo tanti segnapunto in modo tale da non perdere la direzione per essere sicura. Allora, la prima cosa che vado a fare è, visto che ho due gomitoli attaccati, allora vado a tagliarne via uno, che è questo. Uno quasi, anzi, devo tagliarli tutti e due, quindi via e blocchiamolo. Ok, quindi andiamo a liberare il nostro lavoro. Così. Adesso vado a cercare dove è agganciato l'altro gomitolo. Eccolo. E andiamo a tagliare anche l'altro. Questa domenica di fine luglio, perché oggi, il momento in cui vi sto registrando questa parte, è il 31 luglio e io sono qui con voi. È una domenica e sono qui con voi. Allora, adesso scegliete ovviamente uno dei due gomitoli. Io sceglierò, vediamo. Più o meno ho cercato di prendere il gomitolo un po' più simile, certo non può essere identico, vedete qui abbiamo due giri con il bordeaux, qui uno soltanto, pazienza, tanto non deve essere simmetrico per forza, no? Sono solo indecisa su quale colore, qui c'è un pochino più, partiamo subito dall'albicocca. Allora, visto e considerato che devo cucire dietro, stiamo ancora più su questo colore. Perfetto. Quindi ho deciso per colore su colore. E partirò dalla fine, quindi non dal collo qui, ma dalla schiena, dalla parte sotto della schiena. Giro il lavoro in modo comodo. Ok. Inizio sganciando il primo segnapunto. Prendo il filo a nuovo, entro nella proprio metà del nostro angolo, la parte sotto, quindi la metà. Entro, prendo il filo, sempre con lo stesso uncinetto, io sto lavorando con lo stesso. Faccio una maglia bassa, poi rientro con le due asoline sull'uncinetto una maglia bassa. Bene, adesso prendo lo stesso punto della parte opposta, entro, prendo il filo e lo porto semplicemente dentro in questo modo. Ok, quello che adesso andiamo a fare è questo. La prima cosa importante è mettere punto su punto, quindi così, in modo tale da capire dove dobbiamo andare. Vedete? Questo, ma non serve neanche avvicinarli. Allora facciamo una catenella, una soltanto. Una. Siamo da questa parte, quindi andiamo da questa. Saltiamo questa maglia alta, andiamo sulla seconda.
e andiamo a fare una maglia bassa, una catenella. Andiamo dalla parte opposta nello stesso punto, quindi sulla seconda maglia alta, e facciamo una maglia bassa, una catenella. Ora entriamo dentro questo archetto. Aspettate che mi è scappata la catenella. Entriamo nell'archetto e facciamo una maglia bassa, una catenella, nell'archetto successivo una maglia bassa, catenella, nella maglia bassa, vedete qui, entrate, maglia bassa, catenella, nella maglia bassa successiva, maglia bassa, catenella, andiamo sul punto puff, maglia bassa, catenella. Sul punto puff corrispettivo della parte opposta, maglia bassa e catenella. Allora, la prima parte, come vedete, la stiamo facendo semplicemente con la maglia bassa e una catenella. Andate avanti in questo modo, io andrò avanti. Adesso lo porto avanti, poi vi dico quanto vado avanti, ok? Quindi cuciamo in questo modo qua, quindi facendo una maglia bassa sulla maglia bassa, una catenella. Vado dalla parte opposta, nello stesso punto, maglia bassa, catenella. Nell'archetto, maglia bassa e catenella, nell'archetto, maglia bassa e catenella, nella maglia bassa, capriccioso, ok, beh, una maglia bassa, catenella dalla parte opposta, ok, catenella e vado avanti così, ok? Per ora non faccio nessuna variazione. Sempre nel punto corrispettivo, eh? Fino al marcapunto, vediamo come se è sufficiente. Adesso tolgo questo marcapunto. Voilà. Quindi abbiamo fatto qui, adesso vado nel puff e nel punto puff. Bene, questa è la parte sotto. Io direi che vado avanti ancora un po' con uno soltanto. Vado avanti, poi mi fermo quando arrivo al punto che vi faccio vedere quanta parte ho cucito con una maglia bassa e una catenella. Allora, io direi che va bene così, mi fermo così e ho fatto circa un 12 centimetri in questo modo. Adesso inizio ad aumentare una catenella, quindi anziché una sola catenella ne farò due e faccio la stessa cosa, quindi sulla maglia bassa una maglia bassa, due catenelle, torno dalla parte opposta, attenzione, far combaciare bene i punti, 2 catenelle, poi qui vado nell'archetto, una maglia bassa, 2 catenelle, nell'archetto, una maglia bassa e 2 catenelle. Perfetto, adesso vado nella maglia bassa, maglia bassa e 2 catenelle, maglia bassa
e 2 catenelle. Sto lavorando nella parte dritta, eh? Maglia bassa, 2 catenelle. Vado decisamente nell'archetto, poi vedete voi dove puntare, ok? L'importante è che fate la stessa cosa da una parte all'altra. 2 catenelle nell'archetto, 2 catenelle, 2 catenelle. Maglia bassa e 2 catenelle. Anzi, adesso mi fermo con le 2 catenelle, quindi vedete che ho fatto poi soltanto qui sono tutte da 1 catenella, 1 catenella, qui ho fatto 2 catenelle, no, vado avanti ancora un po'. Decidete voi, quanto 1 e 2 catenelle, quanto andare avanti con le 2 catenelle. 2 Perché poi c'è da dire questo. Allora, qui l'ho messo qui. Sì, punto puff. C'è da dire questo. Ogni cardigan, per quanto sia la stessa misura, potreste farlo con una cucitura leggermente diversa dall'altra. Io, per esempio, quello bianco, non sto guardando quello bianco dove mi sono fermata. Per fare la cucitura con 2 catenelle o 3. Semplicemente io qui sto andando avanti in base a questo progetto, non guardando l'altro, anche perché sono due filati diversi, è vero, e la misura è la stessa, questa non ci piove, ma io voglio che mi calzi in un modo differente che l'altro, quindi io vado avanti man mano in base a quello che piace a me. L'importante è che sia, ecco, il punto che piace a me, e quindi anche se è la stessa taglia, però magari questo lo farò un po' più cortino e quindi voglio che si allarghi sulla spalla in un modo differente. Quindi ogni cardigan può essere diverso. Allora, l'abbiamo fatto sul qui. Sul punto puff, 2 catenelle, andiamo dalla parte opposta, punto puff, 1, 2 catenelle. Quanto mi manca? Ce n'è ancora. Allora, archetto, 2, archetto, 2, maglia bassa, mi fermo un attimo. Ok. Allora, vediamo un attimo. Direi che va bene. Quindi dalle 2 catenelle. Sì, circa un 10 centimetri. Adesso passiamo alle 3 catenelle. Quindi stessa cosa, cambia semplicemente la catenella che anziché 2 adesso ne farò 3. Mi posiziono ovviamente in modo speculare. 1, 2 e 3. Semplicemente questo, e dobbiamo solo far crescere il numero di catenelle dove desideriamo noi. Non seguite me, seguite i vostri desideri, cioè dove voi ritenete giusto che si allarghi. Allora lo farete. Io vi dico. L'ho voluto fare proprio per questo cardigan, perché ogni cardigan è a sé, proprio per dare più spazio. In questo caso ho voluto più spazio per le mie spalle. 2, 3, maglia bassa, 1, 2 e 3, maglia bassa. Sto procedendo, adesso qui togliamo anche questo segnapunto,
Quindi andiamo sul punto puff, maglia bassa 1, 2 e 3. Vado di qua, per esempio, se fosse per una bambina, dovreste fare molta meno strada, cioè magari fare, dipende poi dal cardigan quanto è lungo, no? Magari fare, non so, 2-3 centimetri con uno, 2-3 centimetri con due, 2-3 centimetri con tre, dipende dalla lunghezza, dipende da molti fattori. Io vi faccio vedere il concetto e ovviamente voi, capendo il concetto, lo adatterete alla vostra misura e al vostro cardigan, ok? Ovviamente, se fosse invece per una taglia più grande, farete più centimetri di distacco. Ma io penso che sia chiaro il concetto. 1, 2, 3. Ve lo sto facendo proprio vedere tutto, eh? Allora, è praticamente la mia parte finale, quindi a questo punto io procedo con le mie 4 catenelle, dopodiché mi fermerò, quindi farò lo stesso percorso e nello stesso identico modo, ma con 4 catenelle, ok? Fino ad arrivare allo scollo che io ho scelto. Prima di tagliare il filo, però, lo proverò. E a quel punto mi regolo se mi va bene veramente lo scollo che ho deciso diciamo, solamente imbastito, tra virgolette, con i segnapunti. Se non va bene, andate un po' più su o un po' più giù, a seconda di come più vi piace. Io intanto procedo col mio. Ok, io praticamente mi sono fermata esattamente nel punto che avevo deciso, l'ho provato e mi sono fermata. Le ultime catenelle sono state quelle che vi ho detto, 4, 4 catenelle. Fermatevi voi a seconda di come più vi piace. Quindi da 4 a 3 a 2 a 1. Ok? Nella parte sotto. Vedete come si unisce perfettamente sotto, per poi andare a salire, ad aumentare, ad ospitare meglio le nostre spalle. Ciò che noi adesso dobbiamo andare a fare, dopo averlo chiuso in questo modo, averlo provato, non mi stancherò mai di dirvelo, provatelo prima di continuare, è quello di ripartire dallo stesso punto dove abbiamo ancora il filo agganciato e andare a lavorare la scollatura. Aspettate che giro, andando sul davanti. La parte sotto, girare intorno, ritornare di qua, risalire e bloccarci dietro al collo. Ok, ve l'ho fatto vedere così capite bene dove andiamo a lavorare adesso. Poco fa sul manichino vi ho detto: lasciamo il filo attaccato qui nello scollo e procediamo per allargare e allungare il nostro cardigan. Sì, quello va bene. Ma io a me necessita un po' di lunghezza in più, oltre l'allargare leggermente e rifinire la bordura. Quindi, per chi lo volesse lasciare con la misura che ha raggiunto, ok, salta questa parte che è quella dell'allungamento e guarderà la parte successiva, quella di quando andremo a girare tutto intorno con il nostro punto che ho utilizzato per Ortensia. Chi invece come me lo vuole allungare deve seguirmi da questa parte in poi. E come faremo ad allungarlo? Partiremo da angolo ad angolo, quindi lavoreremo solo la parte sotto, ok? Quindi per chi deve allungarlo come me, mi segue adesso. Per chi non vuole allungarlo, ma solo fare la bordura tutto intorno, seguirà la parte successiva. Andiamo quindi ad allungare il nostro cardigan Hortensia. Prima cosa da fare è tagliare il nostro filo che è posizionato nella parte superiore. Quindi andiamo a tagliarlo e bloccarlo. Ok, libero da tutto,
Adesso io devo lavorare la parte sotto e partiamo. Quindi io mi metto in posizione in modo tale da poter essere comoda e partiamo da un nostro angolo, che quindi è la parte sotto del nostro cardigan, ok? Stiamo andando ad allungare il nostro cardigan. Quindi filo a nuovo. Guardo che giro devo fare. Io ho fatto il giro con i punti puff e quindi devo fare il giro degli archetti. Mi posiziono con il mio filato esattamente nell'angolo e blocco il mio filo. Perfetto, filo bloccato con una maglia bassa. Ora facciamo 3 catenelle. Andiamo nel primo archetto e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle. Andiamo sul punto puff, né più né meno come abbiamo sempre fatto, ok? 3 catenelle nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle nel punto puff, maglia bassa e andiamo avanti così fino ad arrivare al centro dove vi faccio vedere come andare avanti. Sono nella parte centrale dove si uniscono i due pannelli, pannello destra col pannello di sinistra, proprio dove abbiamo fatto la cucitura e questo è il nostro angolo X. Angolo oramai, io sono poco prima dove ho fatto la maglia bassa, poi faccio 3 catenelle, salto direttamente proprio dove c'è il buchino dell'angolo, 3 catenelle, vado nel buchino dell'angolo successivo, 3 catenelle, vado nel primo archetto, 3 catenelle e vado sul punto puff e procedo così. Oramai non avete più ostacoli e continuate così fino ad arrivare all'angolo di da questa parte. Sono arrivata alla fine del giro. Quindi faccio come ho iniziato, così finisco, 3 catenelle, entro nell'archetto, 3 catenelle, entro nella punta del mio angolo e faccio la mia maglia bassa. E così ho terminato il primo giro dell'allungamento del cardigan. Giriamo ora il lavoro, anzi prima una catenella, giriamo il lavoro e adesso, a parte che siamo nella parte rovescio, ma non è importante perché gireremo una volta avanti e una volta indietro, quindi ciò che noi dobbiamo andare a fare adesso è il giro dei punti puff. Quindi si parte in che modo? Entro nel mio punto basso, ho fatto una catenella per girare, entro nel mio punto basso e faccio un punto basso. Poi guardo bene dov'è il mio primo punto puff. Io ce l'ho qui. Non ha importanza se voi l'avete dove ce l'ho io. L'importante è che voi guardate bene come partire. Ciò vuol dire che io su questo devo fare il mio punto puff. Ok? Su questo. Aspettate. Perché io sono messa in questo modo. Voi puntate magari, ecco, un marcapunto dove dovete fare il punto puff, che è qui. Quindi adesso io cosa faccio? Faccio le mie 3 catenelle, vado nell'archetto e faccio la mia maglia bassa. 3 catenelle, vado nell'archetto e faccio la mia maglia bassa e ora faccio una catenella.
E qui, dove ho deciso che deve esserci il mio punto PAF, ma non perché ho deciso, ma perché devo farlo in modo sfalsato, quindi qui farò il mio punto PAF. Quindi questo. 1, 2, 3. Prendo, chiudo, tiro, catenella, entro nell'archetto e faccio una maglia bassa, 3 catenelle nell'archetto successivo, maglia bassa, e continuate così. Ok, quindi vi ho fatto capire come si parte con gli archetti e come si parte con i punti PAF, sempre guardando dove dovete fare il vostro punto PAF. Adesso vado avanti in questo modo, vi faccio vedere come si finisce il giro. Allora, sono arrivata alla fine. Voglio tranquillizzare chi, come me, non finisce come ha iniziato. Capita perché abbiamo comunque due pezzi diversi, che sono la parte destra e la parte sinistra, quindi può capitare di iniziare in modo differente che la fine. Non è un problema. Seguite il disegno. Ok, il punto che abbiamo utilizzato per Ortensia. Seguite il disegno. Quindi, come vedete, io ho fatto il punto PAF dove dovevo, cioè tra un punto PAF e l'altro, dove sotto non ce l'ho. Poi ho fatto l'archetto, poi ho fatto ovviamente la maglia bassa nell'archetto successivo. Sulla maglia bassa ho fatto il punto PAF, finisco facendo le 3 catenelle. Rientro come ho iniziato nell'archetto finale in questo modo. Scusate, l'ho fatto proprio malissimo. Ok, entro qui, ho solo una catenella, attenzione, una catenella, entro sotto nell'archetto e poi faccio 3 catenelle. E entro sulla prima maglia bassa del giro, questa. Ok? Qui. Così. E ho finito il mio giro. In questo modo, maglia bassa su maglia bassa. Ho fatto le 3 catenelle e la maglia bassa qui, e l'importante è finire con le 3 catenelle e la maglia bassa sulla maglia bassa. Questa è la cosa importante. E qui potete arrivare in modo differente da me, non ha importanza. L'importante è che finite con le 3 catenelle e una maglia bassa sulla maglia bassa. Ora riprendiamo per il terzo giro, solo per farvi vedere come, per farvi vedere come iniziare. Ok, andiamo avanti con il terzo giro del nostro allungamento del cardigan. Quindi una catenella per girare, quella ci sarà sempre. Entro nello stesso punto basso e faccio un punto basso. Così. Il giro che adesso dobbiamo andare a fare è quello degli archetti, e sappiamo già che l'archetto va fatto sul punto PAF e nell'archetto successivo. Quindi io faccio decisamente 1, 2 e 3 catenelle. Io salto questo punto, questo archetto qua sotto in tripolo, vado direttamente nel punto PAF e faccio un punto basso. Ok? Voi controllate sempre che vada dritto. Ok. Poi di nuovo 1, 2, 3 nel punto PAF. 1, 2, 3 nel punto, nell'archetto. 1, 2, 3, punto PAF, e andate avanti così fino ad arrivare alla fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro, ho fatto le 3, guardate dove sono, ho fatto le 3 catenelle, non entro qui, ma entro decisamente nella mia prima maglia bassa, che è questa. E faccio una maglia bassa. Ok?
Così. Ho saltato questa maglia bassa perché ero qui, vedete? Quindi la maglia bassa sul punto puff, la maglia bassa nell'archetto, la maglia bassa sul punto basso iniziale. Ok. Adesso sapete come iniziare e come finire i lavori in qualsiasi modo in cui vi trovate, sia col giro dei punti puff che col giro delle catenelle, degli archetti. Ok, per ricominciare adesso dobbiamo rifare di nuovo la stessa cosa, quindi il giro dei punti puff. Vi faccio solo vedere come iniziare, poi vi lascio andare da sole. Una catenella per iniziare e poi si fa sempre dopo la catenella e girate il lavoro sulla maglia bassa, farò una maglia bassa. Ora guardo dov'è il mio punto puff e qui. Quindi io il mio punto puff lo devo fare qui, in questo modo, vedi? Quindi faccio le 3 catenelle, entro nell'archetto e faccio la maglia bassa, poi tiro su una catenella e vado a fare il punto puff 1. Proprio non mi scivola, 2 e 3. Entro nelle maglie volanti, chiudo le ultime due e stringo il punto puff, catenella, maglia bassa, 1, 2, 3 e vado qui. E procedo così con il mio disegno. Quindi adesso siete libere di continuare da sole, lo eravate anche prima, però volevo mostrarvi come realizzarlo rettilineo, no? Perché in questo modo stiamo andando ad allungare il nostro cardigan, quindi per me era fondamentale farvi vedere come fare i giri di andata e ritorno, lavorando prima sul dritto e poi sul rovescio. Adesso potete farlo lungo anche fino alle caviglie, per farmi intendere. Quando arriviamo alla misura, alla lunghezza, attenzione, desiderata, ci ritroviamo e vi mostrerò quello che vi dicevo prima sul manichino, quello di andare tutto intorno sotto, quindi riprenderemo di nuovo, rifaremo di nuovo l'angolo sotto e ritorneremo su. E per riagganciarci di nuovo dietro al collo. Questo per far sì che venga. Questo ve lo mostro. Vedete che io me ne sono fatti due che sono completamente diversi uno con l'altro. Questo è molto molto sottile come filato, non l'abbiamo visto all'inizio del tutorial. E poi ho aggiunto, va bene, dei colori differenti, come vedete, uno lo può fare monocolore, bicolore, come più le piace. Quello che andiamo a fare dopo averlo allungato è questo: riprendere di nuovo l'angolo, vedi? Qui, riprendere di nuovo l'angolo e girare tutto intorno, quindi la parte avanti destra, sotto, la parte avanti sinistra e chiudendo nel nostro scollo. In questo modo qua. Vederlo così non è che si capisce un granché, però quello che andremo a fare dopo è proprio questo. Quando arriviamo alla lunghezza che desiderate, ok, che desideriamo, quindi, e l'abbiamo provato, abbiamo detto ok, va bene, ricordiamoci però di una cosa, che adesso andiamo a lavorare tutto intorno al perimetro del nostro cardigan Hortensia e di conseguenza si allungherà di qualche centimetro in base ai centimetri che vorrete fare anche sui bordi lato avanti, fronte avanti e fronte avanti destra e fronte avanti sinistra. Quindi ovviamente lavorando su tutto il perimetro, non solo si
allargherà un pelino, cioè deciderete voi quanto, ma si allungherà contemporaneamente. Quindi calcolate questo. Detto questo, da dove noi ci siamo lasciati, quindi da dove noi abbiamo finito il giro, riprendiamo in questo modo. Vi mostro una cosa. Vedete che ovviamente per allungare abbiamo fatto un giro dalla parte avanti e un giro dalla parte dietro. Io, per esempio, ho finito lavorando la parte dietro, ok, del lavoro e sono proprio alla fine del giro. Io però voglio da adesso in poi lavorare sulla parte dritto del lavoro. Quindi come faccio? Io stavo lavorando così, io mi giro il lavoro. Ho finito il mio giro, eh? Giro il lavoro in modo tale da avere il lavoro sul dritto innanzitutto e sono su quello che adesso farò diventare di nuovo un angolo. Ok? Quindi è molto semplice. Io sono qui e qui io dovrò costruire nuovamente il mio angolo. Quindi tiro su 3 catenelle. Il filo che tira, che sarebbero poi la mia prima maglia alta dell'angolo, e nello stesso punto faccio la seconda maglia alta dell'angolo, ok? 2, come sempre abbiamo fatto. Ora rispettiamo il lavoro che normalmente noi facciamo, ricordandoci che nell'angolo, prima e dopo l'angolo, dobbiamo fare una sola catenella, vi ricordate? Quindi una e anziché 3 e scendo qui nell'archetto facendo una maglia bassa. Ora, a seconda del mio lavoro, lavorerò. Io devo fare tutti gli archetti. Vedete, mi sono fermata qui e farò tutti gli archetti. Se invece voi vi ritrovate a dover fare il punto puff, sapete che dovete cominciare a fare i punti puff. Quindi io ne farò 3. E lavoro come ho sempre fatto, ok? Non c'è nessuna differenza. Rispettate solo, ovviamente, il punto che abbiamo scelto per Ortensia. Io sto facendo il giro degli archetti. Se voi vi ritrovate a dover fare i punti puff, farete i punti puff. Finché non trovo l'angolo, io vado avanti. Ok? Ci troviamo quindi quando ritorno a vedere l'angolo, così ve lo mostro. Come vedete, sono arrivata alla fine del lato sotto, dove io devo creare un altro angolo. E quindi procedo come sempre. Io sto facendo gli archetti, quindi 3, vado sul punto puff, altrimenti voi continuate con, se siete nel punto puff, lo ribadisco, continuate con la riga del punto puff. Quindi io qua devo farne 2 e 3 e vado nell'archetto, ok? Poi devo formare l'angolo non sulla catenella, ma sul punto basso. Vedi, qui c'è proprio il punto basso. Quindi io faccio solo una e vi sembrerà complesso adesso perché non c'è ancora l'angolo, però dopo questo giro sarà tutto normale, quindi non avrete più problemi. Quindi una sola catenella, andiamo a formare l'angolo entrando in questa maglia bassa, che è la maglia, il giro proprio sottostante per quanto mi riguarda dei punti puff. Vedi, qui c'è la maglia bassa e qui c'è l'altra, la prima. Entro in questa maglia bassa e vado a fare 2 maglie alte, una catenella soltanto, rientro di nuovo e faccio 2 maglie alte. Vi ricordate che facevamo così l'angolo? Negli ultimi giri abbiamo fatto proprio questo per far sì che l'angolo, dove l'ho messo qui? Scusate, il caldo, ok, perfetto.
che l'angolo non sia troppo pronunciato. E adesso devo girare il lavoro. Ok, è qui che come faccio questa parte, così farete l'altra parte. Questa è la parte del davanti o destro o sinistro. Nel mio caso è il davanti destro. E ovviamente ci sarà tutta la parte che noi abbiamo allungato. Io l'ho allungata di poco, però magari voi avete un bel pezzo più lungo, oppure non avete allungato e non avrete questo tipo di discorso. L'importante è che io vi faccia capire come andare avanti nel pezzo in cui non segue il punto, ok? Quindi io ho le catenelle da fare, se voi avete invece il punto puff è della terza o quarta volta che lo dico, scusate le ripetizioni, però è per farvi capire, non vi perdete, ecco, se per caso avete da fare i punti puff, il criterio è lo stesso. Quindi io so, e da qui in poi sarà facile perché l'abbiamo già impostato, che dopo l'angolo devo fare una sola catenella e scendere. Quindi in questo caso io scenderò, allora questo è il mio, vedi, dove io ho fatto l'angolo è questo, io scendo qui, dove c'è questa maglia bassa, qui, che è la maglia bassa dove ci sono gli archetti. Quindi ho fatto una catenella e scendo qui, dove c'è la maglia bassa, e faccio la maglia bassa. Solo in questo momento da guardare, poi dopo filerà tutto senza nessun tipo di problema. Ora devo fare, per quanto mi riguarda, le 3 catenelle e poi allora 1, 2 e vado, quindi salto. Guardami, vedi, c'è questo giro. Guarda anche magari la catenella, te lo dice lei dove andare. Ecco, fai così. Tranne questa che devi impostarla così come ti ho detto, questa qui. Invece, guarda come va le tue tre catenelle dove ti portano. A me porta qui e io scendo qui. Così. 1, 2 e 3. Guardo un pochino, ecco, io andrei bene qui. Vediamo se mi torna. 3. E io direi che va benissimo. Perché guarda, 1, 2, 3 e vado qui. Quindi, se tu segui i tuoi archetti, sono loro stessi che ti dicono dove devi puntare l'uncinetto. Ora però, attenzione, dalla parte opposta dovrai fare gli stessi archetti che ho fatto io. Cioè, no, non è vero, non che ho fatto io, gli stessi archetti che hai fatto in questo pezzo non lavorato. Quindi, se tu noti, io da questo è il mio ex angolo, io metto qui il mio segnapunto, io ho fatto 1, 2 e 3 archetti. Ok, poi dopo è il lavoro classico, quindi diciamo io mi sono segnata questo per capire dove e quanti archetti devo fare. Magari tu ne hai 10, ne hai 15, ne hai 20, non importa. L'importante è che questa è la parte destra, davanti destra, che anche la tua parte davanti sinistra abbia gli stessi archetti. Ok. Fatto questo, io adesso proseguo. E così farai anche tu. Mi fermerò quando ci ritroviamo nella scollatura. Adesso praticamente stiamo impostando il lavoro in modo tale che tu possa essere autonoma e continuare ad allungare, allargare quanto tu desideri. Allungare l'hai già allungato, però in questo caso lo allunghiamo ulteriormente, ok? Ve l'ho già spiegato. Però adesso lo stiamo impostando in modo tale che tu possa essere autonoma. Quindi io proseguo fino allo scollo e ti faccio vedere come proseguo. Sono arrivata dove c'è la mia scollatura. Devo mettermi in modo da farvi vedere bene. Forse così. Ok, dietro il collo, vedete dove abbiamo fatto la cucitura zigzag? Ok, sono arrivata qui. Quindi io procedo come ho fatto in quel pezzo dove non avevo sotto
il nostro Hortensia. E quindi guardo con i tre, vado decisamente nel primo punto. Devo rifare, fare in modo da avere, però che non sia né troppo lento e né troppo blando, no? Quindi faccio come vi ho mostrato, che poi sarebbero 1, 2 nella terza, no? Se provi a farlo anche solo così con la catenella, ti porta sempre nello stesso punto e quindi nella terza catenella. E faccio la mia maglia bassa. 1, 2 e 3 e vado proprio qui. Se tu guardi, 1, 2 è nella terza. Ed è proprio qui. E poi adesso posso proseguire senza problemi. Quindi 2 e 3 e vado sul punto puff. E qui non ho più problemi, no? Perché devo seguire semplicemente il mio disegno. E quindi inutile farvi vedere, però avete visto come si fa dove ci sono le catenelle. Ok, ovviamente lo zigzag che abbiamo fatto è composto da maglia bassa e le catenelle, quindi basterebbe contarle per capire dove puntare la nostra maglia bassa o il nostro punto puff. Ok, però se tu mi appoggi le tue tre catenelle sopra, vedrai che ti porta esattamente dove devi puntare l'uncinetto. Poi, se un in più, un in meno, non è un problema, non è quello che fa la differenza. Quindi non ti fasciare la testa. Io ve lo dico sempre: non fasciatevi mai la testa. Poi, quando l'avete fatto, guardate, non deve tirare, ovviamente non deve essere troppo stretto, ma neanche fare, che ne so, una roba del genere, no? Cioè essere troppo morbido, perché poi vi svolazza dietro. Quindi deve girare, come in questo modo, deve essere rettilineo se vogliamo, ok? Ok. Continuiamo in questo modo fino a raggiungere, a questo punto dobbiamo finire il lato sinistro. E poi finire l'angolo. Ok, siamo arrivati ora nella stessa parte che vi ho mostrato dove non segue il punto di Ortensia, ok? E quindi adesso copiamo esattamente come abbiamo fatto dall'altra parte. Io sono nell'archetto, quindi tu copia ovviamente quello che tu hai fatto, ok? Io devo andare fino qui, quindi fino a prima dell'angolo, vedi? Adesso lo vedi a rovescio, qui è prima dell'angolo, poi faccio le 3 catenelle, vado nella prima maglia bassa sopra l'angolo e lo copio. Quindi faccio 1, 2, 3 nella prima maglia bassa sopra l'angolo e lo copio pari pari. Tu fai come sto facendo io, cioè copia quello che hai fatto nel lato opposto. Maglia bassa, poi vado, torno a guardare, l'ho fatto qui, adesso faccio 3 catenelle e vado sopra la maglia bassa, quindi 1, 2, 3, ma io mi aiuto anche così, vedi, è qui, perfetto, qui, poi 3 catenelle, vado proprio dove c'è l'archetto. 1, 2, 3, ma poi ripeto, basta semplicemente appoggiare l'archetto e te lo segna l'archetto stesso dove devi metterti, vedi? Vedi, te lo segna, è proprio qui. Vedi? E poi una soltanto e faccio l'angolo, quindi 1 e devo finire l'angolo. Io qui ne ho due, entro in quello che sta diventando l'angolo e faccio le mie due maglie alte. Ok, quindi io adesso controllo, devo avere 1, 2 e l'archetto da 1, quindi sopra il mio, lo stesso controllo devi fare tu, mi raccomando. Ok, questo è l'angolo, questo è l'angolo, quindi io ne ho 1, 2 e l'archetto da 1, 1, 2 e l'archetto da 1, quindi vuol dire che i miei due frontali
del cardigan avanti destro e avanti sinistro, lato destro e lato sinistro sono uguali perché il resto non può essere modificato. Questa parte invece sì. E quindi adesso sono certa che sono identici. Ora dobbiamo solo chiudere il nostro giro. Vedi che qui ho due maglie alte, due maglie alte e il giro però lo dobbiamo chiudere con una sola catenella. Quindi, per restare sempre in centro, io non prendo il filo, prendo questa è la mia prima maglia alta fatta con le catenelle, quindi conto 1, 2 e 3. Nella terza entro con la testa dell'uncinetto scarico, prendo il filo. Riprendo il filo, lo carico e lo porto dentro e io sono in centro al mio angolo. Per ripartire è semplicissimo. 3 catenelle, rientro di nuovo dentro e faccio la metà del mio angolo che è composto da 2 maglie alte. Quando finirai il giro farai la stessa cosa che ho fatto qui. Adesso non hai più ostacoli. Ti ho mostrato come andare avanti per allargare. Aspetta che mettiamo un bel segnapunto così non mi si scuce. Ok. Per allargare e rifinire la parte avanti, destra, avanti, sinistra, il collo e proseguire anche sulla parte sotto. Quindi stiamo lavorando nel perimetro del nostro cardigan. Vi ho impostato il lavoro e quindi adesso non rimane altro da fare che continuare a lavorare come io vi ho mostrato, ovviamente seguendo sempre il punto Ortensia, quello che io ho utilizzato per la maglia Ortensia, in questo caso il cardigan. Quindi io vado avanti per i centimetri che desidero, così farai tu. E ci ritroviamo quando abbiamo completato questo. Vi mostro come fare il prolungamento della manica. Quando abbiamo finito la bordura, che poi è una parte in più che abbiamo aggiunto nella parte avanti sinistra, dietro il collo, avanti destra e tutta la parte sotto. Quindi tutto il perimetro è stato lavorato con il punto che abbiamo utilizzato per Ortensia. Andiamo adesso a pensare alla manica. Allora, la manica volendo potete semplicemente andare avanti con il primo motivo che abbiamo fatto, ok? Questo. Quindi, se non volete fare il punto Ortensia, quello che ho utilizzato per il punto Ortensia, allora semplicemente continuate con questo. Se invece volete fare il punto Ortensia, è semplicissimo, lo vedete anche da qui. Praticamente ripartite con gli archetti. Ok, in base, ora vi mostro una cosa però. Allora si parte con gli archetti. Quindi mettiamoci in posizione e pensiamo già a una cosa. L'ampiezza della nostra manica. Innanzitutto io questa la farò 3/4 e quindi vedrete che non scendo più di così, poi faccio semplicemente delle ondine finali e via. Se volete allungarla e volete iniziare a stringere, quindi dovete già da qui impostare il lavoro. Certo, non deve farvi difetto, no? Quindi non dovete stringerlo troppo, però il risultato deve essere piuttosto ottimale. Allora, innanzitutto partiamo da qui, cioè da questo archetto prima del nostro angolo qui, e impostiamo la prima maglia bassa. Quindi io come al solito faccio una maglia per fissare e poi la mia maglia bassa di partenza. Ora facciamo 1, 2, 3 catenelle e andiamo, saltiamo 2, andiamo quindi qui nel diciamo nell'ex angolino a fare la nostra maglia bassa. Ok, tenete conto che i movimenti che farete, gli archetti che farete in questa manica dovranno essere gli stessi e gli identici dalla manica opposta. Ok,
Ok, quindi devono essere identiche le due maniche, quindi se fate, non so, 10 archetti, impossibile, comunque diciamo 20 archetti da questa parte, saranno 20 archetti anche dall'altra. Quindi di nuovo 1, 2 e 3, andiamo nell'angolino, ex angolino opposto. Poi di nuovo 1, 2 e 3, saltiamo 1 e 2, nella terza facciamo una maglia bassa, 1, 2 e 3, contiamo 1, 2, 1 perché? Perché questa è quella libera, vedete, io sono entrata qui dove c'è la catenella, quindi conto questa libera, 1, 2 perché qui c'è la catenella e 3, quindi entro e faccio la mia maglia bassa. Ok, e continuo così fino a finire tutto il giro, fino ad arrivare a questa maglia bassa e mi aggancio da questa parte. Se non arrivo bene, non importa, ingannate, ne saltate una, fate in modo di agganciarvi da questa parte qui. Non... L'importante, ripeto, che le due maniche siano uguali. Allora, se per caso volete iniziare a dare già un giro di manica leggermente più stretto, allora, voi potrete fare per esempio 1, 2, 3 e 4 archetti da 3 e poi fare sempre archetti da 3, aspettate, 1, 2 e 3, però anziché saltare 3 maglie, quindi questa è occupata, 1, 2 e nella terza fare la maglia bassa, salterete 1, 2, 3 e nella quarta andate a fare una maglia bassa. E quindi fate magari, qui ne abbiamo fatte 1, 2, 3, 4, andiamo a farne magari 4 così, 1, 2, le catenelle sempre 3 e poi facciamo 1, 2, 3 e nella quarta andiamo a fare una maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3, 1, 2, 3 e nella quarta una maglia bassa. Allora, in questo modo, allora 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3, ancora una, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4. In questo modo già si riduce leggermente la vostra manica. Provate a fare il giro, tanto il giro è corto, provate a fare il giro e guardate se va bene. Se non va bene, scucite, ritornate indietro e magari fate. Anziché 4 saltando solamente 2 maglie nella terza facendo una maglia bassa, ne fate magari 2 soltanto e poi ne fate 3 saltandone 3 e nella quarta fate la maglia bassa. Ok, questo è il primo giro che voi farete e questo primo giro già dà una, diciamo, una leggera differenza di diametro facendo in questo modo. Ok, man mano che andiamo avanti, io non ho fatto nessuna differenza. Io ho saltato, la voglio così, vedete? Bella ampia. Magari qui adesso ci metterò poi un cordino fatto con le catenelle e un fiocchettino qua. Io sono così, però ognuno la farà come vuole, ok? Quindi lasciando saltando 2 catenelle nella terza facendo la maglia bassa, si non è che si allarga, però viene, vedete, viene piuttosto regolare, non si stringe. Man mano poi che andiamo, quindi vi ho detto come partire. Man mano che poi andiamo avanti nella lavorazione, potete, se volete ancora stringere, innanzitutto va bene cambiando il numero dell'uncinetto. Se io sto usando il 3,5, basterà usare il 3 per anche solo 5, 6, 7 centimetri. Con il 3 poi cambiate di nuovo e utilizzate il 2,5 e lui automaticamente in modo degradante si stringerà. Se invece non volete cambiare, vi sto dando più idea, se invece non volete cambiare l'uncinetto, semplicemente stringete le catenelle, cioè riducete le catenelle. Quindi anziché fare le 3 catenelle dell'archetto,
ogni volta che c'è un archetto da 3, facendo un archetto da 2 si riduce automaticamente, proprio in modo esponenziale, se li fate tutte da 2. Se li fate intervallati, ovviamente si ridurrà sempre in modo più graduale. Quindi scegliete voi in che modo ridurre la vostra manica. Quando arrivate alla fine, quindi io adesso faccio gli archetti, vi faccio vedere come proseguire, ma più che altro per farvi vedere il giro in tondo, ma penso che lo sappiate fare. Faccio solo il giro degli archetti, poi vi mostro. Allora, io ho contato e i miei archetti sono 26. Per fare la 26esima, io che normalmente faccio 1, 2 e ne vado nella terza, vedete che la mia maglia bassa è qui? Bene, faccio finta di niente e vado direttamente nella mia maglia bassa. E così ho 26 archetti nella manica sinistra e 26 archetti nella manica destra. Ok? Avete visto come imbrogliare se per caso non arrivate giuste, quindi basta semplicemente in più o in meno, fate come ho fatto io. Poi partiamo con il nostro punto, quindi ci siamo agganciati direttamente nella prima maglia bassa del giro e a questo punto io mi devo spostare per forza nell'archetto perché devo partire con il secondo giro. Qui, ok, quindi entro nell'archetto, prendo il filo e faccio la mia maglia bassa ed è proprio qui che tiro su una catenella, vado nella maglia bassa, questa, la maglia bassa successiva e faccio il mio punto puff. Poi 3 catenelle come al solito. Ok? E adesso mi fate il giro dei punti puff e vi faccio vedere come riagganciarci. Ecco che sono arrivata a fine giro. Vedete che qui ho la mia maglia bassa dove io mi devo agganciare, quindi faccio 1, 2 e 3 catenelle, vado nella maglia bassa, prendo il filo e lo passo dentro. E così ho finito anche il mio secondo giro. Ora dovete sempre spostarvi, quindi per spostarvi utilizzate le maglie bassissime, quindi andrò nella prima che è qui con una maglia bassissima e poi nel punto puff con una maglia bassissima. Per ricominciare fate una catenella, entrate dentro il punto puff e partiamo con la nostra maglia bassa. Quindi gli inizi ve li ho già fatti vedere, ok? Quindi 1, 2 e 3 catenelle, entrate nell'archetto, 1, 2, 3 catenelle, entrate sul punto puff e così si procede, si va avanti. Quando finite il giro, semplicemente vi agganciate nella maglia bassa, questa qui, scusate, questa qui dovete agganciarvi nella maglia bassa, non dove avete fatto i punti, vedete, può ingannarvi questo, dovete farlo dove c'è la maglia bassa e ve lo mostro. Ecco, ho fatto tutto il giro dei miei archetti, vedete, e adesso faccio, vedete che qui è la mia prima, magari mettetevi un segnapunto, ok, per essere certi di non sbagliarvi, un segnapunto nella prima maglia bassa che voi fate per non sbagliarvi, perché è qui che dovete andarvi ad agganciare, non dove avete fatto i punti bassi, bassissimi anzi, e quindi farete 1, 2 e 3 catenelle e vi agganciate nella prima maglia bassa del giro, questa. Così. E avete chiuso il giro e adesso per continuare dovete spostarvi con le maglie bassissime, andare in quella centrale e poi fate la catenella, entrate, maglia bassa e
vedete qui c'è il punto puff, quindi vuol dire che dovete farlo qui. Ma prima di farlo, quindi andate avanti oramai da sole, prima di farlo segnate, ecco, magari fate così, segnate la maglia bassa, così siete sicuri di agganciarvi bene quando arrivate a fine giro. Sapete che dovete agganciarvi nella prima maglia bassa, ok? Quindi proseguite in questo modo. Vi ho detto come fare a diminuire nel modo inverso, ascoltate magari la registrazione di pochi minuti fa, in maniera inversa invece lo aumenterete la dimensione della manica. Quindi se io dal 3,5 passo al 3, diminuisco ovviamente il volume e il diametro della manica. Se dal 3,5 passo al 4, ovviamente allargherò la mia manica. E la stessa cosa per quanto riguarda le catenelle. Quindi andate avanti per la lunghezza della manica che desiderate e poi create un bordo se volete, oppure lo potete lasciare anche così. Io probabilmente farò come ho fatto per il mio cardigan Hortensia bianco, quindi gli farò delle ondine che vi mostro come fare. E a proposito di ondine, io ho già fatto tutto il perimetro della parte avanti destra, la parte avanti sinistra, la parte sotto, quindi ho fatto tutto il bordo. Ho fatto anche le ondine sulla manica, ok? E adesso le facciamo insieme, così vi faccio vedere per chi non le ha ancora fatte. Tra l'altro, io le ondine a volte le faccio in un modo, a volte le faccio in un altro. Ora vi faccio vedere come le faccio per questo cardigan. Allora, innanzitutto togliamo... Riprendo da dove finisco. Io sto parlando adesso della manica, ma nello stesso modo farete tutto il bordo intorno al vostro cardigan. Se volete, attenzione, non è obbligatorio. Allora, ciò che noi dobbiamo andare a fare sono sempre punti puff, ma li piegheremo verso sinistra. Quindi partiamo come sempre facciamo, una catenella, rientro nel punto basso e faccio una maglia bassa. Poi faccio 3 catenelle, rientro nel punto basso però andando a prendere queste due parti del punto basso, vedi? Allora, questo è il punto basso che abbiamo fatto, entro qui, ma guarda te, c'è un intruso, ok? Entro qui e qui, in tutte e due, prendo il filo e lo tiro su ad altezza delle 3 catenelle. Poi rientro sempre nello stesso punto, prendo il filo e tiro su. Per 3 volte questo, entro dentro, prendo il filo e tiro su. Vi faccio poi rivedere ancora. Faccio passare in tutte le maglie e poi blocco in questo modo. Piego la mia ondina e vedi che mi va direttamente nell'archetto successivo. Comunque tu piega l'ondina e guarda dove ti accompagna lei. Ok, fatta la maglia bassa nell'archetto successivo, carico di nuovo 3 catenelle e ritorno di nuovo nel punto basso. Vedi che il punto basso ha questa, diciamo, asolina e questa. Io entro qui e qui, così. Prendo il filo e lo tiro su. Filo sull'uncinetto, rientro dentro, prendo il filo e lo tiro su. Prendo di nuovo il filo, entro dentro, prendo il filo e tiro su. Sono pronta per 3 volte, l'ho fatto, sono pronta a chiudere tutto tranne l'ultima. Poi chiudo anche l'ultima bloccando e appoggio la mia ondina proprio sul lavoro e vedi che devo andare proprio qui, praticamente nell'asolina sottostante. E ripeto, quindi 1, 2 e 3, vado qui dentro, tiro su 1, entro nello stesso punto, tiro su 2, entro nello stesso punto, tiro su 3. Chiudo tutte le asoline volanti,
ne lascio due sull'uncinetto, chiudo bloccando, appoggio il mio lavoro e vedi che mi dice lui dove devo fare la mia maglia bassa. E continuo così per tutto il giro, ok? Tutto il giro, e poi quando mi ritrovo a chiudere il mio giro, bloccherò il filo nella prima maglia bassa con una maglia bassissima, taglio il filo e faccio la stessa cosa in tutto il bordo che voglio decorare con questo punto. La fine, ok, la fine è questa. Così è la manica finita. E questo, vediamo se riesco. E questa è la bordura tutta intorno. Io avrò un lato di un colore e l'altro di un altro, ma diciamo nell'allegria di questo cardigan ci sta. Ok, andiamo avanti quindi con le rifiniture. Un'ultima raccomandazione: ovviamente tante ondine farete da una manica e tante ne farete nell'altra, perché se ne fate in una, due o tre in meno che l'altra, ovviamente sarà diversa la manica. Ok, quindi contate quante ondine fate e che siano identiche sia per una manica, il bordo manica, che l'altra. Ed eccolo qui finito. Quindi insieme siamo arrivati fino a questo punto. Quindi, come avete visto, questo è il cardigan Hortensia, diciamo più gioioso, più colorato, più allegro, che abbiamo fatto appunto insieme. E ora vi mostro anche quello bianco finito. Ok? Complimenti per essere arrivati fino a questo punto. Vi saluto e ci vediamo al prossimo tutorial. Thank you.